Sarà assemblato con un Intel Celeron serie G49000. Gigabit serie H310M SV2 2.0 socket LGA1151. Qui ci sono le caratteristiche: supporta processori Intel Core serie 8a serie, VGA, DV, 4 USB, rete LAN. Ovviamente jack dell'audio. Monterò poi un SSD della Crucial serie VX500 da 120 GB, serie lata ovviamente. Una RAM DDR4 da 4 GB, 2400 MHz di velocità bassa. Ed infine un normale lettore masterizzatore DVD della LG. Bene ragazzi, adesso possiamo assemblare il tutto. Eccoci qua. Rimuoviamo ovviamente il coperchio. Prendiamo le fascette, le protezioni. Bene ragazzi, cosa ci conviene fare adesso? Montare il processore e la RAM direttamente sulla scheda madre. Prima di montare la scheda madre nel case, quindi rimuoviamo un attimo il case. Riprendiamo la scheda madre. All'interno della confezione, ovviamente, oltre alla scheda madre, troveremo due cavetti serialata. Frontalino posteriore per il case. Ovviamente, manuale. CD contenente i driver ed eventuali utility. Rimuoviamo
adesso andremo a fissare, andiamo a fissare prima il frontalino. La scheda madre, attenzione, in questo caso dovremmo andare a posizionare qui un sottovite, lo muoviamo da basso. Inseriamo qui. Tutto. Apriamo la scatola del processore. Ovviamente anche qui all'interno troveremo il manuale e l'adesivo da inserire al case. La ventola. Sfiliamo il processore. Prepariamo già la ventola. Già applicata la pasta termoconduttiva. Quindi già pronta per il montaggio. Dallo slot con la leva alziamo e rimuoviamo la protezione.
aspettiamo, ci sono questi due dentini di guida, quindi non possiamo sbagliarci nell'inserire il processore nel soffitto. Appoggiamolo delicatamente. Chiudiamo la protezione. Ok. Adesso controlliamo che la ventola sia libera da eventualmente intralci del filo. C'è il cavetto che passa, guardate. In questo caso non tocca nulla. La presa per l'alimentazione più vicina è posta qui in alto, quindi potremmo mettere la ventola in questo modo. Eventualmente possiamo anche toglierla da qui, forse è più comodo. Ok. E quindi andremo a posizionare la ventola in questo modo. Chiavi di fuga, queste devono stare così girate, le frecce verso l'interno, poi dovremo semplicemente aprire, un tac. Ok, farà prova da nuovo, potete girare una, sollevare, così, e poi riprovare. Dopodiché inseriamo lo spunto, questo è Speriamo di inserire la RAM sempre allo slot più vicino al processore, almeno per l'unico banco di dati. Apriamo la rete. Stesso. Ed inseriamo semplicemente spingendo verso il basso, le alette si chiuderanno in modo automatico. Ok, adesso possiamo inserire i cavi d'alimentazione. Cavo grande, così. Rimuoviamo il coperchio frontale per poter inserire il masterizzatore di audio.
andremo a collegare il cavo d'alimentazione per il masterizzatore. Il cavo si è calato. Andremo a collegare l'SSD. Abbiamo qui in basso uno spazio libero dove poterlo inserire, quindi adesso andrò a rimuovere il coperchio laterale, sia per fissare l'altro lato del masterizzatore che per fissare quindi l'SSD. Thank you.
adesso possiamo collegare l'alimentazione nel SSD. Ovviamente il cavo da collegare alla piastra madre. Ovviamente il cavo da collegare alla scheda madre. Andremo a collegare i vari cavi dalle prese frontali, quindi abbiamo l'audio e le USB frontali. Per l'audio abbiamo l'apposito connettore posto qui in fondo. Per le USB invece abbiamo l'altro connettore posto qui. Ok, perfetto. Abbiamo i vari cavi per tasto reset, per LED di stato di caricamento dell'hard disk, per i power LED, quindi LED di accensione, e il cavetto per il tasto dell'accensione, tasto power. Abbiamo il tasto power in alto, lateralmente abbiamo il tasto del, diciamo, il tasto di lato, abbiamo LED di stato del computer. Veramente attenzione, dobbiamo rispettare positivo e negativo. Perfetto.
Il computer è pronto per l'installazione. Attenzione, questo quadretto è da collegare sempre dall'alimentazione. Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un like al mio canale e magari se avete voglia potete anche iscrivervi. Ciao!